quella è le altre cose mi ha consentito anche di approfondire la conoscenza del sintetico, adesso non è la mia conoscenza, e vorrei rispondere in modo dettagliato capoverso per capoverso perché ho registrato la sua domanda. Nel primo lei mi chiede se è possibile una riconversione generale degli impianti sportivi da calcio dall'erba al manto sintetico di ultima generazione. Le rispondo che mi pare problematico, perché mi sono informato, noi abbiamo due esperienze in sintetico, il campo della Falca, che recentemente abbiamo inaugurato, non so se avrà avuto modo di leggere sul giornale, il campo di allenamento del rugby, sempre in sintetico. Il costo complessivo della prima e della seconda operazione varia tra i 300 e i 350 mila euro. Quindi è impensabile che piccole società sportive che operano nel territorio comunale e che disputano le loro gare in campi comunali, in questo momento facendo capo alla Fondazione dello Sport, possano trasformare quei campi in sintetico, accollandosi una spesa di questo tipo, tenendo presente che il Comune e la Fondazione dello Sport difficilmente possono rendersi garanti un'operazione finanziaria perché già danno un contributo a queste società e si è rivelata una certa incompatibilità tra l'essere fiduciario, garante di un'operazione finanziaria e non so che può essere coloro che gestiscono, attribuiscono un contributo alle singole società. Mentre più dettagliatamente lei mi sostiene che vi sarebbe un risparmio idrico. Mi sono informato anche su questo e la ringrazio ancora per avermi dato la possibilità di diventare quasi un tecnico del sintetico, che in effetti il consumo idrico per i campi sintetici non è inferiore a quelli campi d'erba, anzi si mantengono con il sintetico, con l'idrico, perché non hanno altri bisogni di sostegno. E quindi anche sul risparmio idrico abbiamo alcuni dubbi. Mentre più in particolare nel suo secondo capoverso ella fa riferimento alla questione del Milan e propone un'idea che in questo momento è ben presente all'amministrazione comunale. Dico subito che su questo non c'è un progetto che è stato formulato né dagli Hawks né dalla società di football americano che ha chiesto da quest'anno la disponibilità del Mirabello, né da parte del gestore, per quale sa che il Mirabello con molti altri impianti sono in gestione, non sono gestiti direttamente dall'amministrazione comunale. Ci sono gestori che permettono, vedi Palasport, vedi Palafanticini, vedi Mirabello, all'amministrazione comunale non di guadagnare ma di perdere meno. Cioè se prima l'amministrazione comunale perdeva la gestione di Mirabello, mettiamo 80 o 100 mila euro, non so la cifra esatta, quindi adesso so che l'amministrazione comunale, dando la gestione, dà un contributo al gestore di 40-50 mila euro. Non è che ci guadagna con la gestione, ma perde meno alla luce di quella strana anomalia per cui i privati riescono a fare cose che il pubblico non riesce a fare, come ad esempio tagliare sui costi. Allora, in questo caso noi siamo disponibili a prendere in esame questa soluzione, tenendo presente che questa soluzione in questo momento si imbatte con l'attuale situazione di gestione del Mirabello. Nel Mirabello attualmente ci gioca la Falca, per via del sintetico, che non è stato omologato, perché il sintetico della Falca non è un sintetico di ultima generazione, che gioca nel campionato professionale, gioca il calcio femminile. L'anno scorso si giocava il Real San Prospero, quest'anno essendo retrocesso ritorna nei campi di San Prospero e c'è un'ipotesi di farci giocare il football americano. Lei capisce che si tratta di... e poi ci sono tornei estivi, sicuramente. Lei capisce che si tratta di una gestione sotto tonus, un impianto sportivo che dispone di una tribuna di 4.400 posti e che ha, bene o male, una storia. Da qui la riflessione, io non ho fatto un'intervista in cui io ho detto, dato che lei lo sottolinea, non ho detto questa è la posizione dell'amministrazione comunale. Anzi, l'amministrazione comunale in questo momento non ha, questa amministrazione comunale in questo momento non ha discusso della questione del Mirabello. Diciamo che nel passato quinquennio l'ipotesi prevalente era quella di mantenere l'attuale struttura sportiva a Mirabello. Però lei capisce bene che se la situazione dovesse rimanere quella attuale, cioè solo di questa minima disponibilità, mi dispiace, io non so neanche che intendo, una serie
sia gradito anche all'interpellante di rispondere nel merito attentamente alla sua interpellanza. Si tratta di una struttura sportiva poco utilizzata. Col sintetico potrebbe essere più utilizzata, potrebbe essere utilizzata anche in inverno, mentre adesso è difficile utilizzarla per il campo in erba, e potrebbe magari essere utilizzata, perché no, per spettacoli, magari estivi. La tribuna attuale, 4.400 posti, potrebbe consentirci di svolgere anche lì una serie di rappresentazioni teatrali e culturali, cui oggi la città manca. Più difficile è rispondere affermativamente al terzo capoverso suo, la riduzione della tribuna. Lei sa che una tribuna coperta non è una torre, perché l'età di una fetta ne resta un'altra fetta. È complicatissimo pensare di smontare la copertura della tribuna di Mirabella, tagliare a metà l'attuale struttura dei posti, rimontare e poi non si capirebbe dove potrebbe essere nel frattempo collocata, forse sulla via Emilia per impedire il traffico da Modena, ma una struttura del genere ha anche bisogno transitoriamente di una sua collocazione. La smontiamo, ammesso che sia smontabile, la mettiamo da qualche parte, tagliamo la tribuna, la rimontiamo. Lei capisce che si tratta di un'operazione complicata, non sono in grado di dire se è più costoso fare un'operazione del genere o più costoso abbattere tutto e rifare qualcosa da capo, anche lì non sono in grado di dire. Le dico semplicemente che dalle informazioni che ho voluto dettagliatamente riassumere per rispondere alla sua interpellanza, quantomeno le posso dire che sia un'operazione non semplice. Per quanto riguarda le mie opinioni, già risposto, si tratta di opinioni che invitano ad una riflessione. Io non sono dogmaticamente attestato su alcuna delle due posizioni, rilanciare l'area del Mirabello o vendere l'area del Mirabello. Credo che si possa riflettere insieme su qual è la posizione migliore da assumere come giunta e come consiglio comunale. Quando lei parla di cementificazione, le assicuro che adesso Mirabello è cementificato, perché una tribuna del genere che si espone sulla via e quanto di peggio si possa immaginare per ciò che riguarda la cementificazione. Io non ho mai detto che qualora si decidesse di vendere l'area bisogna farci un grattacielo, si potrebbe fare un parco, per esempio, e un parcheggio sotterraneo, quindi non parlo di cementificazione. Ma ad ogni modo, voglio dire, riflettiamo insieme, e invito anche lei a riflettere sulla virtù del Consiglio Comunale, a riflettere su quelle che possono essere soluzioni migliori da adottare, tenendo presente che gli impianti sportivi vanno individuati non uno alla volta, ma a sistema, non messi a sistema, perché io adesso sto riflettendo su questo. La piscina è quello che lei dice, ma si va costruendo una seconda piscina ad acquatico di 25 metri, si parla di una piscina al barcontato. Allora, di quante piscine ha bisogno questa città e come le dobbiamo gestire? Si parla di un nuovo campo di atletica, perché quello che c'è non è sufficiente e poi è intasato dal traffico e dalla tangenziale, ma se facciamo un nuovo campo di atletica non conviene farci dietro anche un campo da calcio, magari una piccola tribunetta. A questo punto cosa ne facciamo di Mirabello? Facciamo il Palazzo dello Sport nuovo e nell'area del vecchio Palazzo dello Sport che ne facciamo? Lei capisce che ogni problema è legato ad un altro problema. Ecco perché io sarei dell'opinione di fare una specie di master plan degli impianti sportivi, in cui da un lato si censisce il bisogno degli impianti sportivi e dall'altro si dà una risposta organica. La ringrazio per la sua interpellanza, credo che sia stato più preciso possibile nella risposta e rinvio per quanto riguarda gli argomenti che ho detto vanno messi a sistema ad un piano che io mi impegno adesso a formulare assieme agli assessori competenti, in particolare all'assessore dei lavori pubblici e all'assessore urbanistico, per la giunta del Consiglio Comunale. Grazie a tutti. La consigliere Eboli per la medica. Sì, beh, si assomigliano un po', sì. Il consigliere di ieri, scusi. Grazie assessore, innanzitutto della risposta completa. Mi dichiaro insoddisfatto su praticamente quasi tutti i punti, perché innanzitutto che ci sia un consumo, la ringrazio di sapere che ci sia un consumo idrico probabilmente per lavare il campo sintetico, che questo possa essere paragonabile a quello per annaffiare un campo da calcio. Sono curioso di vedere i dati, se lei li ha visti, perfetto, se lei li ha visti sarà in grado di fornirmeli senz'altro. E per quanto riguarda l'ultimo punto, è proprio lì che c'è il governo della città. Sono d'accordo con lei che va gestito tutto in maniera globale, ma uno dei punti che le chiedevo era come, dove, se concentrare certi tipi di attività in zone degradate o continuare a portare fuori, far sì che il degrado aumenti in centro storico. E per quanto riguarda la questione della tribuna,
smontarlo e portarlo in un'altra parte non ci avevo mai pensato, però mi si vede che probabilmente è l'unica cosa che le è venuta in mente. Vorremmo sapere se esiste la possibilità di demolire parzialmente, come si fa normalmente con altri edifici. E infine, quella lunga serie di società che lei ha elencato potrebbe essere l'ulteriore prova che un interesse sul tenere aperto l'impianto c'è. Comunque, evidentemente, sul fatto che la questione sia complessa non ci piove, questa interpellanza aveva anche il compito di dare un suggerimento, insomma, sulla possibile gestione.